All'International Fireworks Fair non soltanto vendita di prodotti, di centraline, di quello che appunto riguarda la pirotecnia, però anche alcune ditte, come per esempio quella pirotecnica San Pio di San Severo Foggia, e siamo qui con i titolari dell'azienda. Sì, buongiorno, io sono Michele Presutto, titolare dell'azienda San Pio, e siamo qui ad esporre i nostri prodotti di fuochi d'artificio. Prodotti sì, però mi hanno detto che la specialità è una in particolare, i piromusicali. Piromusicali, ma di più la produzione dei nostri single shot, perché sono tutti marchiati con CE. Abbiamo dei calibri 30 e calibro 50 abbastanza, con una varietà enorme di, come posso dire, di elementi, di tanti elementi per la composizione. Siamo poi a 145 tipi diversi di abbinamenti di colori, quindi diamo larga scelta a ogni pirotecnico di poter realizzare il suo spettacolo così come lui lo preferisce, con gli abbinamenti di colori che lui preferisce. Quest'anno partiremo anche con le candele romane, sempre con marchio CE. Spettacoli pirotecnici che però sono belli da guardare, ma che nascondono ore di lavoro continuo. Ore di lavoro anche per quanto riguarda il calibro 30 e il calibro 50. Sembra strano dirlo, ma anche per i single shot ci sta dietro un bel lavoro, perché bisogna essere precisi, bisogna essere tempestivi con le consegne, quindi l'azienda lavora tanto per realizzare le soddisfazioni del cliente. Quando si lavora nella pirotecnia bisogna sempre guardare con attenzione ad un elemento in particolare. L'International Fireworks Fair punta proprio su questo, ancora una volta nella nona edizione, vale a dire la sicurezza, perché è l'elemento principale per la realizzazione sì di uno spettacolo, ma anche per l'incolumità di chi lavora in un mestiere che comunque è molto pericoloso. Io sono del parere che tutto quello che succede è anche colpa del pirotecnico, tra virgolette, perché con tutte le normative che ci sono, però se il pirotecnico non ha coscienza di capire che nel proprio laboratorio devono esserci poche persone e poco materiale davanti, tante tragedie sarebbero evitate. Perché il nostro lavoro già è rischioso quando entriamo in fabbrica, poi dobbiamo essere noi bravi a saperlo gestire. Quindi poca quantità nei laboratori, poche persone, e il lavoro man mano che si confeziona nei locali, nei depositi. Perché la vita è una. Lavoro rischioso, però lavoro anche molto bello, lo guardiamo anche alle nostre spalle. Sì, sì, dà tante soddisfazioni e non c'è più nulla da aggiungere, è bellissimo, dai. All'International Fireworks Fair non soltanto vendita di prodotti, di centraline, di quello che appunto riguarda la pirotecnia, però anche alcune ditte, come per esempio quella pirotecnica San Pio di San Severo Foggia, e siamo qui con i titolari dell'azienda. Sì, buongiorno, io sono Michele Presutto, titolare dell'azienda San Pio, e siamo qui ad esporre i nostri prodotti di fuochi d'artificio. Prodotti sì, però mi hanno detto che la specialità è una in particolare, i piromusicali. Piromusicali, ma di più la produzione dei nostri single shot, perché sono tutti marchiati con CE. Abbiamo dei calibri 30 e calibro 50 abbastanza, con una varietà enorme di, come posso dire, di elementi, di tanti elementi per la composizione. Siamo poi a 145 tipi diversi di abbinamenti di colori, quindi diamo larga scelta a ogni pirotecnico di poter realizzare il suo spettacolo così come lui lo preferisce, con gli abbinamenti di colori che lui preferisce. Quest'anno partiremo anche con le candele romane, sempre con marchio CE. Spettacoli pirotecnici che però sono belli da guardare, ma che nascondono ore di lavoro continuo. Ore di lavoro anche per quanto riguarda il calibro 30 e il calibro 50. Sembra strano dirlo, ma anche per i single shot ci sta dietro un bel lavoro, perché bisogna essere precisi, bisogna essere tempestivi con le consegne, quindi l'azienda lavora tanto per realizzare le soddisfazioni del cliente. Quando si lavora nella pirotecnia bisogna sempre guardare con attenzione ad un elemento in particolare. L'International Fireworks Fair punta proprio su questo, ancora una volta nella nona edizione, vale a dire la sicurezza, perché è l'elemento principale per la realizzazione sì di uno spettacolo, ma anche per l'incolumità di chi lavora in un mestiere che comunque è molto pericoloso. Io sono del parere che tutto quello che succede è anche
colpa del pirotecnico, tra virgolette, perché con tutte le normative che ci sono, però se il pirotecnico non ha coscienza di capire che nel proprio laboratorio devono esserci poche persone e poco materiale davanti, tante tragedie sarebbero evitate. Perché il nostro lavoro già è rischioso quando entriamo in fabbrica, poi dobbiamo essere noi bravi a saperlo gestire. Quindi poca quantità nei laboratori, poche persone, e il lavoro man mano che si confeziona nei locali, nei depositi, perché la vita è una. Lavoro rischioso, però lavoro anche molto bello, lo guardiamo anche alle nostre spalle. Sì, sì, dà tante soddisfazioni e non c'è più nulla da aggiungere, è bellissimo.